La nautica è davvero così costosa, irraggiungibile, praticabile solo da pochi? Forse qualcuno pensa che per divertirsi occorra un grande yacht e qualche migliaio di cavalli. Niente di più sbagliato, perché un piccolo scafo e un motore di moderata potenza vi possono regalare emozioni, soddisfazioni, vacanze indimenticabili. Questo è l'SR19 della Ranieri International, un open di 5 metri e mezzo con un fuoribordo silenzioso, affidabile e con consumi contenuti, il DF40 di Suzuki. Il costruttore giapponese ha fatto un notevole passo avanti con questo modello, che è il medesimo in grado di erogare 60 cavalli e che in Italia viene limitato a 40 cavalli per la guida senza patente. È un moderno 3 cilindri da 941 cm cubici che si avvale delle tecnologie nate e sviluppate sui motori più potenti della gamma e ora adottate anche da questa unità, che risulta così ancora migliore. Grazie alla sua architettura a 3 cilindri è molto compatto e leggero, e il peso contenuto è una dote importante per il corretto equilibrio dell'imbarcazione. L'iniezione è del tipo sequenziale multipoint, cioè regolata per ciascun cilindro, e persino l'avviamento è evoluto. Guardate, basta un tocco. Questo scafo può portare 7 persone secondo l'omologazione CE, ma è ideale per 4, anche se i posti a sedere in effetti sono 6, 2 sul sedile di guida, 3 sul divanetto di poppa e 1 davanti alla console. Lo schienale basculante permette di modificare il layout e la funzione della seduta di pilotaggio. A prua c'è un bel prendisole e si possono sdraiare 2 o 3 persone. La coperta è attrezzata con tienti bene disposti ovunque. C'è un pozzo catena e poi un gavone sotto il ponte prodiero, uno sotto la console, ancora un altro sotto il sedile di guida e uno a poppa sotto la panca. Non vi ho ancora detto dove stiamo navigando. Siamo sulla costa italiana, esattamente in Liguria, vicino alla Spezia, e questa è Lerici. Il castello che si affaccia sulla baia e sul porto risale al 1152 e fu conteso per secoli dalle repubbliche marinare di Genova e Pisa per la sua strategica posizione. Questo open può essere motorizzato con un motore da 140 cavalli, ma non è necessaria così tanta potenza per andare a fare un giro con gli amici o con la famiglia. Abbiamo un fuoribordo da 40 cavalli. State a vedere come corre. Sentite l'accelerazione? No? Peccato, perché è abbastanza brillante. Mi sono portato ad un'andatura di crociera di 4500 giri minuto e il GPS segnala 18 nodi, una bella velocità per godersi una gita in mare in una giornata di sole e di acque tranquille come questa. Di solito i motori così brillanti consumano parecchio, ma non questo DF40 di Suzuki, perché ha un sistema che si chiama Lean Burn. Pare che i tecnici Suzuki si siano concentrati sulla riduzione degli attriti interni del motore. In questo modo tutta la potenza generata nelle camere di scoppio finisce direttamente nell'elica. Ma non solo, se ci sono meno attriti c'è anche meno rumore. Circa 61-62 dBA a 1500 giri al minimo, il rumore equivalente a quello dello sciabordio dell'acqua prodotto dallo scafo che avanza dolcemente. Bene, abbiamo capito che questo è un motore evoluto, ma come gira? Ora lo vediamo.
È nella parte alta del contagiri che questo motore tira fuori tutti i suoi cavalli, 40 o forse anche di più. Regolando un po' il trim si arriva a 6.000 giri e la velocità massima è di 27 nodi. Adesso proviamolo un po' in virata. Oh, quasi un testa coda. Bisogna però ricordarsi di tirare giù il trim, perché altrimenti si va in cavitazione e poi non c'è spinta quando si esce dalla virata. La prima è andata bene, proviamone una un po' più cattiva. Ma non male, eh? E adesso col trim giù c'è più spinta, c'è più reazione. Serve un grande yacht per godersi la navigazione ed arrivare via mare in un posto come questo. L'Open SR19, un fuoribordo da 40 cavalli come il Suzuki DF, sono la soluzione ideale per una crociera sottocosta.